Piero è Enrico Papi che chiarisce, mi cacceranno dall'isola dei famosi. Enrico Papi ha ricevuto il tapiro d'oro dal programma Striscia la Notizia. Valerio Staffelli lo ha raggiunto a seguito delle indiscrezioni circolate sul suo conto negli ultimi giorni. Si è vociferato, infatti, di tensioni tra l'opinionista dell'Isola dei Famosi e la conduttrice Ilari Blasi. Presumibilmente contrariata dalla condotta straripante di Papi. Ecco cosa ha dichiarato il diretto interessato. Uno degli episodi incriminati, accaduto nella puntata dell'Isola dei Famosi trasmessa lunedì 24 aprile. Ha visto Enrico Papi strappare bonariamente dalle mani di Ilari Blasi, la busta che conteneva il verdetto del televoto. Secondo TV Blog, la conduttrice durante una pausa pubblicitaria avrebbe chiesto all'opinionista di tornare in carreggiata. E mentre alcuni già ipotizzavano l'allontanamento di Papi dal programma, Fanpage. It aveva chiarito che al momento l'ipotesi di un addio appariva improbabile. Valerio Staffelli ha chiesto conto a Enrico Papi delle indiscrezioni che lo riguardano. L'inviato di Striscia la Notizia lo ha incalzato, perché l'ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore. Ma l'opinionista ha chiarito. Ho rischiato che mi mandassero a casa? No, questo no, non sono mai stato in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero. TV Blog ha lanciato l'indiscrezione di presunte frizioni tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi Ilari Blasi e l'opinionista Enrico Papi. Cominciate già nel corso della prima puntata, si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilari Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5. Con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo tornare in carreggiata. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario.